Benvenuti sul mio canale YouTube. Il brano che esploreremo oggi è il famoso Clair de Lune di Claude Debussy per pianoforte. Buon ascolto! Nei primi mesi del 1890, Debussy, che stava attraversando un periodo di ristrettezze economiche, si mise allora a comporre una serie di pezzi per pianoforte che potessero essere facilmente pubblicati. Allora compose una serie di pièces de salon che subito vennero dati alle stampe. Un'unica composizione per pianoforte che probabilmente non ritenuta facilmente commerciabile, la Suite Bergamasque, non venne invece pubblicata. Questa composizione rimase probabilmente in un cassetto fino al 1905, quando Debussy la revisionò e finalmente venne pubblicata dall'editore Froment. Dobbiamo tener presente, anche se brevemente, lo straordinario clima culturale che offriva la città di Parigi in cui Debussy viveva. È una città che nel 1880 conta quasi 2 milioni di abitanti e nell'ultimo ventennio e nel primo decennio del XX secolo l'attività culturale e sociale raggiunge i massimi livelli. La Torre Eiffel viene costruita, le esposizioni internazionali vi si svolgono, vi si possono incontrare grandi pittori dell'impressionismo, come pure altri uomini di cultura, musicisti e poeti, poeti che Debussy frequentò come Rimbaud, Mallarmé e Verlaine. Montmartre diventerà il celeberrimo quartiere degli artisti e diventerà quel simbolo della Parigi bohémienne di fine XIX secolo, che poi entrerà a far parte dell'immaginario collettivo del mondo intero. La Suite Bergamasque si compone di quattro movimenti. Il terzo di questi movimenti è il Clair de Lune. Il titolo è ispirato a una lirica di Paul Verlaine tratta da Fêtes Galantes, Feste Galanti, una raccolta di 22 brevi poesie pubblicata nel 1869. Clair de Lune è la prima lirica di questa raccolta. Debussy si era già cimentato con il Clair de Lune di Verlaine, avendo scritto nel 1882 un brano per canto e pianoforte proprio su quel testo, e per ritornarvi ancora nel 1903 con la prima serie di liriche per canto e pianoforte intitolata Fêtes Galantes. È chiaro allora che questo testo di Verlaine per Debussy aveva una particolare forza suggestiva. Se noi lo ritroviamo nella Suite Bergamasque, possiamo veramente pensare che Debussy volesse evocare le suggestioni che troviamo all'interno del testo di Verlaine in modo differente, senza usare la parola. Aprire quindi uno spazio lirico, sognante, nel malinconico mondo delle maschere. E allora, prima di tutto, proviamo a entrare noi all'interno di questo mondo, proprio ascoltando, recitato in lingua originale, il testo della lirica di Verlaine, che qua vi mostro con traduzione italiana a fianco. Votre âme est un paysage choisi que vont charmant masque et bergamasque, jouant du luth et dansant, et quasi triste sous leur déguisement fantasque. Tout en chantant sur le mode mineur, l'amour vainqueur et la vie opportune, ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur, et leur chanson se mêle au clair de lune, au calme clair de lune triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres, et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. Se noi ripercorriamo il testo nella lettura, scopriamo tutti gli aspetti cari a Verlaine, il chiaro di luna, che viene ripetuto due volte nella poesia, a parte il titolo, il sogno, la musica, il chiaroscuro, la malinconia. La caratteristica maggiore della poesia rimane l'estrema musicalità, ottenuta anche con l'uso di rime interne e di assonanza. Verlaine concepisce infatti la poesia come un canto dolcissimo, che nasce da
impressioni indefinite. Nella sua Art Poétique, pubblicata nel 1882, un vero manifesto della nuova poesia, leggiamo la seguente frase: «Musica prima d'ogni altra cosa, e perciò preferisci l'impari, cioè il verso dispari, più vago e più solubile nell'aria, senza nulla che pesi o posi». Verlaine sembra evocare dei personaggi in costume e in maschera, che noi possiamo trovare per esempio nei quadri del grandissimo pittore del Settecento francese Antoine Watteau. Personaggi occasionali, con i loro monologhi, i loro incontri inascoltati, che si muovono però in uno scenario tra sogno e realtà. Come dice Verlaine in Clair de Lune, cantano tutti in modo minore l'amore vittorioso e la fortuna, ma tutti sembrano avere l'aria di chi non crede alla loro felicità. Possiamo ora passare alla composizione di Debussy e cercare di scoprire come in puri suoni lui sia riuscito ad evocare tutto questo mondo di poesia. Ascoltiamo subito quella che è la prima lunga ed elegantissima frase del brano. Debussy ci porta all'interno di una atmosfera sognante, estremamente leggera. Vediamo qui dalla partitura come ha operato. L'indicazione pianissimo, l'indicazione con sordina, si tratta del pedale di sinistra del pianoforte che permette un ammorbidimento, un'attenuazione del suono. Una tonalità con 5 bemolli in chiave che privilegia l'uso dei tasti neri e genera quindi una sonorità molto particolare, tenera, quasi impalpabile. Il gesto iniziale, non su un battere, ma un qualche cosa che arriva con gentilezza. Dopo il suo incipit, che è come un gesto verso l'alto, come uno sguardo verso il cielo, abbiamo il suo sereno, gentile, dolce discendere verso il basso, come per raggiungere la terra, come se il chiarore della luna scendesse per incontrare il nostro animo sognante. E subito dopo aver raggiunto il registro grave del pianoforte e il suo particolare colore, di nuovo dalla terra si slanciasse verso il cielo, in un continuo ed elegante movimento. Questo canto malinconico, sognante, che dall'alto scende e poi risale verso l'alto, forma una prima sezione di questo Clair de Lune. Subito dopo, Debussy presenta una nuova sezione con nuovo materiale, molto interessante. Ascoltiamone un frammento. Come notiamo dall'ascolto, abbiamo una specie di, detto tra virgolette, movimento di rimbalzo fra terra e cielo, cioè un suono grave, le note bianche affidate alla mano sinistra, a cui risponde un movimento compatto di accordi, linee parallele che si muovono nel registro acuto del pianoforte. Se per gioco sostituiamo quello che nella musica vediamo nella partitura, nelle prime due battute, le sostituiamo con delle linee colorate, abbiamo questa immagine dove possiamo notare meglio come il movimento di quelle linee proceda proprio parallelo, senza incroci. Proviamo anche a fare un confronto con un esempio pittorico. Il quadro che più di tutti mi viene in mente è La notte stellata di Van Gogh.
In cielo c'è questa fascia di luce che danza e gira poi su se stessa. Se con una operazione di zoom ci avviciniamo di molto, noteremo che le pennellate sono tutte parallele, si avvicinano ma non si incrociano mai, al massimo si accostano. Osservando questa immagine da una certa distanza, questo movimento di pennellate parallele si rivelerà a noi come un fiume di luce danzante nel cielo. Sezione va a concludersi soffermandosi su accordi acuti, estatici e cristallini. Subito dopo Debussy ci porta in un'altra atmosfera con un diverso colore e una diversa sensazione di movimento. Notiamo come la mano sinistra continui a volteggiare in arpeggi ascendenti e discendenti, come se fosse un'arpa, mentre la mano destra disegna un'elegantissima melodia. E quell'estatico e gioioso movimento, acquietandosi, ci riporta con gentilezza a incontrare di nuovo il tema iniziale del pezzo, quella sognante melodia, ora ripresentata in un registro ancora più acuto. Ma questa volta, forse possiamo dire non per darle un felice benvenuto, ma per salutarla, dovendola noi lasciare, con un malinconico e dolcissimo addio. Degli arpeggi in pianissimo e con l'indicazione morendo fino al fine, ci portano alla conclusione del brano, con ancora dei gesti che ascendono verso registri acutissimi e che evocano nuovamente il chiarore di una luna in cielo e di una notte stellata. E siamo così arrivati al termine della nostra esplorazione di questo straordinario brano di Claude Debussy. Come sempre, nel box sottostante al titolo di questo video, io vi ho indicato il link ad alcune esecuzioni che io ritengo veramente straordinarie del Clair de Lune. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione e vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube facendo clic sul pulsante con la parola iscriviti. Grazie ancora e arrivederci al prossimo incontro.